rimarcare l'impegno che abbiamo qui con Fiorenzuola per far crescere un movimento che ci sta molto a cuore, che è un genere musicale che prende davvero le corde dell'anima, come ha scritto qualcheduno, e che speriamo attraverso Italian Blues Union di portare avanti, di farlo conoscere sempre di più, per avere anche una giusta visibilità. Purtroppo è quella che ci è mancata in tutti questi anni, e attraverso questa associazione si cerca proprio di unire tutte le varie sfaccettature di questo mondo, che è molto variegato, come dicevi tu, e di portarle su una rotta comune, di portarle su una via comune per far crescere un po' tutto il movimento. Diciamo che anche a livello europeo l'Italia ha molti e qualificati festival blues con dei cartelloni estivi naturalmente di tutto rispetto. Quest'estate poi tu qui ad esempio a Fiorenzuola hai voluto un po' allargare il range e hai portato un trombonista eccezionale. Sì, siamo riusciti dopo anni ad avere opportunità di portare Trombone Shorty. È stato uno spettacolo fantastico, è stato un fuori festival perché l'abbiamo ospitato un martedì sera, ed è un po' la nostra prerogativa cercare di portare anche i musicisti in data unica, cercarli al di fuori un po' dei soliti tour che fanno in Italia. Quest'anno abbiamo avuto due date in esclusiva, Trombone Shorty e Robert Finlay. Speriamo che il prossimo anno di far crescere un po' ancora la qualità, ancora di più. Torniamo invece al nostro challenge. Davide Grandi rappresenta l'European Blues Union. Che succede dopo una serata come questa? Il gruppo, il solista, comunque chi si aggiudicherà questa finale dovrà vedersela il prossimo anno, se non vado errato, in Portogallo con altri 20 o 21 gruppi di altri paesi europei. Quest'anno saranno 22 perché abbiamo anche la Grecia che si è aggiunta dopo l'esperienza in Norvegia di aprile, e sarà un bruttissimo posto perché le finali si terranno ad aprile in Portogallo, ma in realtà le Azzorre che fanno parte del Portogallo, quindi sarà tristissimo, esatto, un brutto posto, poco sole, un clima terribile, più o meno come la Norvegia quest'anno, meno politici. Io prima ho detto il blues è la musica della disperazione. Esatto. Vabbè, una settimana alle Azzorre. Una settimana. Serve un presentatore? Ma temo che non abbiano già, però posso chiedere. Allora, ad esempio, la curiosità, quest'anno per la prima volta la Grecia, cosa suonano i ragazzi, i bluesmen negli altri paesi europei? Poi con un nostro ospite addirittura andremo più tardi in Estonia, cioè il blues arriva dappertutto e noi non possiamo immaginare. Sì, ci racconti un po' cosa succede e cosa è successo negli altri anni con i vari gruppi europei, cosa suonano? Allora, diciamo che abbiamo iniziato nei primi due anni in cui il Challenge si teneva a Berlino e avevamo una distribuzione musicale piuttosto limitata, nel senso che dominava il rock blues. Poi piano piano abbiamo avuto un ampliamento dell'offerta musicale e quindi abbiamo avuto più swing, più rock, più jazz, blues, più soul, e quindi anche nelle altre nazioni si è iniziato a rischiare un po', come anche qua da noi, quindi con musicisti giovani, con offerte che non fossero mainstream e quindi solamente il rock blues o il blues di Chicago. E questo ha portato ad esempio nel 2013 a vincere, l'Italia ha vinto l'European Blues Challenge in Francia con i Red Wines e Renaders. Poi abbiamo avuto per due volte gli spagnoli che hanno vinto con delle offerte musicali un po' più, esatto, alternative, diciamo. Quest'anno i vincitori sono degli olandesi, i Ragtime Rumors, dei ragazzi giovani molto molto bravi che sono più swingeggianti, e quindi cerchiamo sempre di raccogliere, di quasi insegnare, anche perché l'Italia devo dire che ha offerto idee e opportunità all'Europa anche sulle varie organizzazioni e su come gestire un challenge e un'associazione. Una banda europea ce la possiamo far raccontare anche dal presidente di giuria, che è Claudio Egli, ma è anche l'organizzatore del Bellinzona Blues Festival. Sì, esatto, grazie, buonasera a tutti. Mi permetti di ricordare anche un bluesman che in Svizzera ha suonato in vari festival, ha realizzato decine e decine di concerti, era particolarmente affezionato al fatto di suonare in Austria, in Germania, in Svizzera, che era Rudy Rotta. Sì, esatto. Rudy Rotta suona con noi,
ricordiamo ancora con un grandissimo piacere. Ad esempio, allora, nel Bellinzona Blues Festival, anche lì parliamo di un cartellone, per cui di presenze di altissimo livello. Come si fa? Naturalmente c'è un compenso economico, c'è un cachet, però poi anche a convincere musicisti che molto spesso possono essere anche un po' più reticenti, più riottosi, magari musicisti americani, poi quando arrivano, come in tantissime realtà italiane, rimangono completamente sbalorditi. Ci racconti qualche cosa dei nomi più importanti che hai avuto a Bellinzona? Sì, allora, innanzitutto il nostro festival partito nel 2015, ha ripreso un'eredità di un festival esistente a Bellinzona, che era Piazza Blues, che c'era da, è durato per 22 anni, era un festival molto conosciuto, che ha vinto anche il premio il Keeping the Blues Award a Memphis. E vabbè, noi comunque portiamo avanti un po' questa tradizione e cerchiamo di creare un programma ogni anno che cerca un po' di rispecchiare anche poi i vari stili di questo genere musicale, perché comunque quando si parla di blues è una parola che racchiude un mondo comunque a sé. Ed è quello che vivremo anche questa sera, tra qualche istante il secondo protagonista. Tengo ancora qualche secondo, Claudio, perché c'è una giuria di cui sei presidente, composta da quanti giurati? 9 siete? Siamo in 9, sì. Siete in 9, naturalmente tutti quanti che hanno a che fare, sia giornalisti, esperti e organizzatori di festival più o meno grandi, che naturalmente hanno l'attinenza del blues. Claudio Egli, grazie a Davide, grazie a Davide ancora per le loro testimonianze e le loro esperienze. Posso chiedere anch'io, grazie. Riprendo naturalmente il giro della musica, perché prima avete ascoltato una scarica elettrica potentissima. Adesso cambiamo completamente registro, come diceva Claudio, il blues ha tante sfaccettature, il blues ha tanti stati d'animo, ha tante anime. Il bluesman, l'artista del popolo, era naturalmente senza fissa dimora. Il bluesman è stato quel cantastorie che ha iniziato a girare, e allora ecco qua che le strade, gli incroci, le ferrovie sono diventate il mezzo di comunicazione. Si incontravano anche i bluesmen, ognuno raccontava la propria storia e la propria storia andava ad arricchire anche quelle degli altri, dei musicisti itineranti. La chitarra naturalmente il primo strumento fondamentale, ma molto spesso i bluesmen riuscivano a costruirsi, non avendo grande disponibilità economica, riuscivano a costruirsi strumenti per conto proprio, e quegli strumenti poi li dovevano accompagnare, a volte in viaggi molto temerari, a volte in viaggi dove non si sapeva neanche dove si arrivasse. Si prendeva quel treno che passava alla mezzanotte, il Midnight Special, e noi adesso andiamo in una stazione, abbiamo un biglietto, sappiamo la stazione di partenza e anche quella di destinazione. A volte si partiva cercando qualche cosa che fosse meglio, e lì ci sono le radici del blues. E il prossimo protagonista della nostra serata è un cantante, un chitarrista di lunghissimo corso, ha una grande esperienza, eppure ogni sera si mette in discussione con se stesso, con la sua musica, e accetta anche un contest con tanti altri musicisti blues. È un busker, un artista di strada, così ha iniziato Mauro Ferrarese, anche se alle spalle ha molti progetti discografici, alcuni a suo nome, altri con Reverend and the Lady. Assisterete al suo show, al suo live act, assisterete al suo concerto, e qui cambiamo completamente contesto, perché voce, chitarra, dobro, il piede e il tamburello sono i suoi strumenti che servono per raccontare il blues delle radici. Lo chiamiamo il roots blues, ma è quello più autentico. Il set dal vivo di Mauro Ferrarese.